comes Santa Claus doing that Santa shuffle, belly full of jelly and a bag full of toys. Rocking that red suit, shaking that big booty, dropping off goodies for good girls and good boys. Expo Aspettando Natale qui manifattura un'altra iniziativa che il Comune di Cornia insieme all'Associazione del Commercio porta avanti per questo Natale. Sì, assolutamente, una terza edizione, il merito va tutto all'Associazione Commercio, questa volta aiutata dall'Associazione Proloco e comunque un po' da tutte le componenti, no, della società civile di Cornier. Hanno lavorato tantissimo in queste settimane, io devo fare veramente un ringraziamento perché se avrete modo di venire a vedere l'Expo vedrete gli allestimenti natalizi che hanno realizzato in queste due settimane.
un Expo con tanti appuntamenti. Adesso in questo momento ci troviamo sopra all'Expo nel secondo piano appunto della manifattura, dove invece siamo venuti a visitare il museo archeologico e la galleria d'arte moderna del Canavese. Quindi invitiamo tutti coloro che verranno all'Expo anche a recarsi presso il museo. Qui sarà visibile anche un'esposizione temporanea del circolo culturale artistico Carlin Bergoglio e soprattutto una mostra antologica invece di Lino Grignoglio che abbiamo inaugurato ieri. Quindi diciamo che in questo caso sicuramente il Natale, le proposte commerciali si uniscono a quella che è invece una proposta culturale di alto livello. Quindi come amministrazione noi non possiamo che ringraziare tutte le componenti per aver dato vita a questa ennesima manifestazione. Sono settimane ormai, devo dire che a Cornier c'è una manifestazione a settimana e siamo ben felici. Non termineremo qua perché il calendario di Natale poi prosegue fino al primo di gennaio. Le prossime settimane saranno dedicate in particolar modo agli spettacoli teatrali, quindi avremo veramente tante cose in calendario, per cui insomma per augurarci giorno dopo giorno di trascorrere un bel Natale insieme. Maurizio Scafidi, presidente dell'Associazione del Commercio di Commercianti di Cornier, che non si ferma, un'altra iniziativa sempre qua in manifattura, questa volta dedicata al Natale. Sì, sicuramente è una manifestazione nuova, non nuova manifestazione, ma ripetuta con un indirizzo nuovo. Abbiamo cercato di aggiungere delle cose interessanti durante questa nuova manifestazione. Continuiamo a muoverci, a fare tante cose, la nostra volontà è quella di creare sempre qualche attrazione in più per chiamare i turisti a Cornier e far muovere anche i cornetesi, perché poi alla fine l'idea è di far muovere il paese e renderlo vivo e attivo. Questa manifestazione è cominciata oggi alle 4, abbiamo inaugurato, siamo qui dentro al museo che facciamo un giro scortati molto bene dal professor Cima, che ci sta spiegando in tutti i particolari questo suo gioiello, e poi scendiamo giù, andiamo fino alle 10 di questa sera. Alle 9 avremo un concerto gospel, perché cercare di tenere le persone fino a tardi con noi. Abbiamo molti espositori, tutti pronti a preparare i loro pacchetti per i regali di Natale, perché poi alla fine questa manifestazione è la preparazione al Natale. Ognuno viene qua e cerca di dire quello che ha e quello che può realizzare per tutti i regali di Natale che sono da fare. Quindi commercio ci deve anche essere, perché è importante, la cultura è importantissima e la guardiamo anche noi in maniera molto attenta, e chiediamo a chi ascolta che ci venga a trovarci, perché è un insieme di cose: commercio, cultura, piccoli lavoretti fatti da noi, dalle mie signore, che sono le mie signore che mi chiamo così perché lavorano intensamente, tantissimo. E quindi tavoli di Natale apparecchiati per bambini, per adulti, i punti di Natale decorati da loro, molto, molto belli, si possono prendere molti spunti per Natale. Quindi uno può vedere delle cose che può tornare a casa e farle, perché sono fatte con cose molto semplici, non bisogna andare a cercare cose molto particolari. Quindi appuntamento è di venire a trovarci. L'Associazione dei Commercianti non si ferma qui, vi aspetterà anche il 17 di dicembre in piazza, dove faremo fare un giro in carrozza trainata da cavalli alle persone che vengono a trovarci in giro per Cornier. E abbiamo anche fatto un accordo con gli alpini, che faranno un punto ristoro con le loro frittelle, vin brûlé e altre loro preparazioni particolari.